Although the quantity of waste produced by the agricultural sector is significantly low compared to waste generated by other industries, the pollution potential of agricultural waste is high on a long-term basis. On the other hand, organic materials, such as agricultural and forestal residues, have been utilized for years in many countries for fertilizing and maintaining or improving the productivity and fertility of their agricultural soils. Cada vez la sociedad actual está produciendo más cantidad de residuos y es imprescindible buscar una salida para estos residuos, ya que de no ser así se produce una gran problemática y un gran problema de contaminación ambiental que puede ser incluso derivar en problemas de infectación y de salud pública dependiendo del tipo de residuo de que se trate. Por ello, dadas las características de los residuos, que son muy ricos en nutrientes, sobre todo en materia orgánica, el valorizar estos residuos y darle una salida es fundamental para aprovechar todo aquello de bueno que tienen los residuos y tratar de convertir los residuos en un recurso. De manera que hablamos de tratar de ir a la producción de residuos cero, porque todos los residuos que se producen le vamos a encontrar un valor añadido. The Waste Rose Project provides evidence about the suitability and the benefits in terms of productivity and sustainability of using compost for the cultivation of some key crops in the Mediterranean countries. Waste reuse has aims to produce important results in various areas. First of all, to prove that agricultural waste, after proper management and treatment, can be successfully utilized in order to produce organic fertilizers which can replace the expensive inorganic fertilizers that pose several problems to soils and groundwater mainly in South European countries and more specifically in all Mediterranean countries on both sides of the Mediterranean. Io penso che Waste Reuse sia un progetto importante per il nostro territorio, per l'Italia, in quanto il recupero, il riuso dei rifiuti agricoli, la loro trasformazione da rifiuto a risorsa, sia un importante passo avanti per creare, costruire quel concetto di economia circolare così importante per ridurre l'impatto ambientale delle attività agricole e soprattutto per salvaguardare la qualità, la sanità del suolo e delle produzioni. Sicuramente queste prove che sono state svolte all'interno del progetto Waste Reuse confermano delle conoscenze pregresse riguardo al fatto che il compost, se di buona qualità come quello che è stato utilizzato in queste prove dopo opportuna selezione, può essere di aiuto sicuramente per risparmiare fertilizzanti, in quanto è in grado di fornire di per se stesso una certa quantità di nutrienti alla coltivazione, e ciò è tanto più visibile quanto la coltivazione è in effetti condotta all'interno di un ambiente più limitato come può essere quello del vaso. I would say that farmers not only in the Mediterranean countries but also everywhere in Europe should be able to access the knowledge regarding the treatment and reuse of agricultural waste and to utilize the composting infrastructure that gradually becomes available throughout the European countries. Moreover, our efforts should be targeted towards raising the awareness and the capacity of the European farmers to reuse agricultural waste and ultimately to achieve better quality products and to minimize the environmental degradation.